Farfalle, dalla bellezza proverbiale, fragili, dall'esistenza effimera. Herman Hesse, Vladimir Vladimirovich Nabokov, Guido Gozzano, ne hanno fatto un simbolo della loro vita e delle loro opere. Crisalidi, dal greco chrysos, oro, così simili a gioielli. È una complessa evoluzione tecnologica, la fotonica, che le fa brillare. Superfici con microscopiche mani che manipolano la luce e la traducono in variopinti effetti cangianti senza l'aiuto della chimica dei pigmenti. Eccole le loro ali multiformi su cui riscoprire simboli antropici, lettere, numeri, segni zodiacali. Il loro nero ha infinite sfumature. Non solo ne esalta, in molte specie, i disegni e i colori, ma permette di gestire luce, calore e l'immagine percepita dall'esterno nel volo. Attraenti per i consimili e dissuasori per gli aggressori, i disegni alari a forma di occhio, come sguardi predatori, spaventano. Arrivano ad imitare persino il riflesso luminoso della pupilla. E cosa dire del pericoloso cobra, disegnato sulle ali delle falene giganti della seta, che per dimensioni possono competere con un uccello? Il mio sogno da bambino era mettere insieme queste emozioni dei mille colori e il loro valore simbolico in un giardino che evocasse una delle maggiori espressioni della vita, la foresta tropicale. Sono Enzo Moretto, il fondatore della Casa delle Farfalle di Monte Grotto Terme. Nei suoi giardini tropicali, centinaia di farfalle variopinte, provenienti da mondi esotici, sono libere, volteggiano, si corteggiano. Difficili da incontrare in così grande varietà e numero in natura, ma qui non sono impaurite dai predatori naturali. Sono allevate nei loro luoghi d'origine, all'interno delle Butterfly Farm, che promuovono economia sostenibile, cultura e conservazione della natura. Nella casa esiste uno spazio di ispirazione, l'Eden, un luogo simbolico con grandi farfalle blu amazzoniche che volano, si corteggiano, si rincorrono e si affollano per nutrirsi. Il blu appare solo al volare, scomparendo con le ali chiuse. Gemme di luce si muovono con continui flash blu, scie di colore e riflessi. L'Eden esiste per mettersi in sintonia con il messaggio di questi esseri, per incoraggiare un viaggio nel loro mondo più lento, filosofico, poetico. Le farfalle sono fonte di scoperte, emozione e meraviglia. Anch'io nel mio piccolo ho contribuito a questo quando per la prima volta al mondo ho fatto volare una farfalla che si era spezzata un'ala. Quando si è librata in volo era profondamente emozionato e turbato. Noi siamo fragili come le farfalle. Quella che era tornata a volare era il simbolo della nostra essenza, che qualcuno chiama anima.